proprio lei, Eva Gardner, lieta di dispensare saluti e sorrisi ai suoi ammiratori romani. Spettatrice d'eccezione al tradizionale confronto Lazio-Napoli, offre mazzi di fiori ai capitani delle due squadre, Giovannini e Amadei. Un cordiale incontro con una delle stelle più lucenti del firmamento cinematografico. L'inizio regista Amadei è a favore del Napoli e Zibetti, sostituto di De Fazio, salva in angolo il traversone di Pesaola. E adesso attenzione, sul centro di Bredesen Bugatti si produce in una verticale da circo equestre, incerto se cadere di qua o di là. Ma non è incerto nell'alzare il pugno per salvare dalla cannonata di Bredesen. Nella ripresa giunge improvviso il gol del Napoli. Ha segnato Castelli e Zibetti non ne ha nessuna colpa. Pochi mortaretti salutano il successo degli azzurri, quasi un presentimento. Furibonda reazione della Lazio. John Hansen, palo, gol! Per la verità è un autogol di Bugatti che, come vedremo meglio nella ripresa da terra, accompagna inavvertitamente in rete la palla col braccio destro. Non si è ancora spento l'entusiasmo dei tifosi laziali che il pareggio diventa vittoria. Gol! Ha segnato Bredesen, pur essendo finito a terra insieme con Bugatti. La gioia dei romani è incontenibile e il vecchio Zibetti, con questa parata provvidenziale sul colpo di testa di Vitali, fa accendere alla fine la fiaccolata che saluta la preziosa vittoria della squadra romana.